Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta ed il procedimento per realizzare la torta cioccolato e caffè della Bialetti. Ho trovato questa confezione di preparato per torte al cacao e caffè nello scatolo della Bialetti che conteneva la tazzona rossa e la frusta. È giunto oggi il momento di provarli. Gli ingredienti che ci occorrono sono 125 g di burro delattosato, 2 uova intere medie, 75 g di latte delattosato e ovviamente la confezione del preparato Bialetti. Per il procedimento seguo le indicazioni sulla confezione. Monto il burro con una frusta, oggi uso la frusta a mano, e aggiungo le uova una per volta, aspettando che il primo si sia amalgamato prima di aggiungere il secondo. Aggiungo al composto le polveri alternando il latte. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, lo verso nel mio stampo da 22 cm di diametro, precedentemente imburrato e spolverato con del cacao amaro in polvere. Non uso la farina per non avere la patina bianca sulla torta che sarà scura e quindi per ottenere un effetto migliore a fine cottura. In forno a forno già caldo per 30 minuti circa a 175 gradi. Ogni forno è diverso, quindi regolatevi con il vostro forno. A fine cottura lascio raffreddare e impiatto servendo la mia torta con dello zucchero a velo in superficie. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!